Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof. Betti. Oggi parleremo, come sempre, del nostro caro Ugo Foscolo. Stavolta però andremo ad affrontare un argomento leggermente diverso, e cioè la famiglia. Capita a tutti di avere, no, dei personaggi un po' strani in famiglia, a volte è il cugino, altre volte può essere lo zio, a volte è sia lo zio che il cugino, a volte c'è anche il nonno. Se poi non avete nessuno di strano in famiglia, insomma, boh. Non ve lo voglio dire io, ma il rischio è che voi siate voi. Comunque, insomma, c'è sempre un personaggio strano in famiglia. Bene, se la ricerca per voi magari è ardua, diciamo che nella famiglia di Foscolo non c'era problemi. Intanto perché già Ugo, come abbiamo visto, non era proprio il più sveglio di mondo. Ma oltre a lui, il padre era questo medico di vascello, sempre in giro e sempre senza soldi, disperato, e poi morì anche abbastanza giovane. Inoltre, due fratelli di Foscolo su tre sono morti suicidi. Quindi, insomma, diciamo che Foscolo c'aveva abbastanza concorrenza in famiglia. Devo dire che probabilmente noi rivalutiamo le nostre famiglie alla luce di quella di Ugo. Comunque, oggi ci concentriamo in particolare su suo fratello, Giovan Dionigio, detto Giovanni da Ugo, era il fratello minore di Ugo Foscolo e condivideva però una serie di passioni che aveva anche Ugo, in particolare quella per la Repubblica. Infatti anche lui era un fervente repubblicano giacobino e in più, come fratello, anche lui si arruolò nell'esercito francese contro gli austriaci. Quindi, da questo punto di vista, le due cose combaciano abbastanza. Però la fine che spettò a Giovanni fu particolarmente diversa rispetto a quella che invece toccava a Ugo. Nel 1801 Giovanni perde una discreta somma di quattrini in una partita di poker. Non è vero, non era poker. Li perde giocando d'azzardo, ma non so di preciso quale. A me piace immaginarlo mentre sbrocca a causa di un poker di re mentre gioca a carte. E per ripagare il debito, Giovanni che cosa fa? Insieme ad un complice decide di andare a derubare l'esercito, la cassa dell'esercito, va lì, ruba i soldi che gli servono e ripiana il debito. Ovviamente che cosa accade? Viene beccato e condannato. Lui allora per il disonore, era a Bologna, decide di fuggire. Si rifugia a Venezia e per la vergogna alla fine si pugnala. In realtà questa storia non siamo certi al 100% della sua veridicità, diciamo che è molto probabile che vada così. Io ve la racconto perché sicuramente, insomma, in questo modo si ricorda meglio. Ciò che è certo è che il funerale di Giovanni avviene di notte e senza la cerimonia religiosa, cosa che solitamente si faceva per i suicidi. Quindi è molto probabile che ciò sia avvenuto. Non abbiamo la sicurezza al 100%, però insomma è molto probabile sia andata così. Sull'onda dell'emozione della morte del fratello, Ugo Foscolo scrive la poesia che andiamo ad analizzare in questo PowerPoint. Un dì, se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratello mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. In questa prima quartina Foscolo afferma che un giorno, se non sarò come sempre in fuga di popolo in popolo, mi vedrai seduto sulla tua tomba, o fratello mio, piangendo la tua morte avvenuta durante la tua giovinezza. Giovanni infatti aveva solo 20 anni quando è morto e per Foscolo questo è stato ovviamente un lutto molto importante. Da notare la metafora, infatti accosta la giovinezza del fratello a un fiore. Tra le altre figure retoriche possiamo vedere un'allitterazione quando dice di fuggendo di gente in gente, ma anche un asineddoche. Non so se conoscete questa figura retorica, che consiste nel sostituire un oggetto col materiale con cui è fatto, tra le altre cose. Per esempio, non so se avete mai visto la serie TV Romanzo Criminale, è un po' vecchiotta ma ve la consiglio a bestia. Comunque, in Romanzo Criminale, questa banda di criminali, appunto, fa sineddochi di continuo, in quanto le pistole le chiamano ferri. Qui Foscolo, invece di dire lapide o tomba, dice pietra, sostituendo quindi il materiale all'oggetto. Poi prosegue e dice: la madre Orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo. Qui entra in scena probabilmente l'unico parente che c'era tutto di Foscolo, cioè la madre, che è sempre una figura molto presente nella vita del poeta. L'abbiamo visto anche in A Zacinto quanto la figura della materna mia terra fosse importante. Bene, in questo sonetto la madre appare in tutta la sua presenza fisica e lei solo ora, traendo il suo dittardo, cioè trascinando la sua vecchiaia, diciamo che Foscolo tramite questa allitterazione l'età di anziana, ma in maniera molto gentile. Comunque, dicevo, trascinando la sua vecchiaia, parla di me con le tue spoglie.
Altra sineddoche chiama il corpo del defunto cenere muto, essendo di fatto diventato cenere. Poi prosegue dicendo che io tendo a voi le mani invano, perché Foscolo era a Milano e non poteva essere fisicamente lì con loro. Come vedete, un'altra figura retorica la troviamo nell'ultimo verso letto, cioè un'anastrofe, visto che le parole sono inserite in un ordine molto diverso da quello che si sarebbe utilizzato normalmente. Poi dice: e se da lungi i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furono in tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Ecco là, arriva la richiesta della morte. Foscolo, detto un po' così, ma insomma il succo è quello, sta a rosicà perché il fratello ha trovato la morte e lui no. Che sfiga, eh? Comunque, facendo la parafrasi, dice: e se da lungi, cioè da lontano, saluto la mia casa, io sento i numi avversi, cioè sento di avere gli dèi contro di me. E sento anche i tormenti interiori, cioè le segrete cure, che sconvolsero la tua vita. Qui in pratica Foscolo ammette di capire bene i tormenti del fratello. E poi ecco l'invocazione finale: e invoco anch'io la pace della morte. Sì, perché quel porto è una metafora classica che indica la morte. Se la vita è una tempesta, la morte allora è un porto sicuro. Oltre alla metafora troviamo anche un'altra sineddoche. Infatti, oltre al caso che abbiamo visto prima della pietra, la sineddoche può essere anche quando invece di dire una cosa precisa, nominiamo soltanto una sua parte. In questo caso, i miei tetti viene utilizzato al posto della mia casa. L'ultima terzina si conclude con un appello, che poi, come sappiamo, verrà accolto. Questo di tanta speme oggi mi resta, straniere genti, l'ossa mia rendete, allora al petto della madre mesta. L'appello dice: di tanta speme, cioè speranza, mi resta solo questo, o popoli stranieri, alla mia morte restituite le mie ossa al petto della mia triste madre. Come vedete, Foscolo ama concludere i suoi sonetti con una nota di ottimismo. In questo caso il poeta ha il presagio di morire in terra straniera. Pensate che ha scritto questo sonetto nel 1802, a 25 anni, e viveva per ora ancora a Milano. Ma vuole essere seppellito nella sua patria, cosa che, come sappiamo, poi avverrà. Infatti, il suo corpo, posto in un primo momento a Londra, verrà poi trasportato 50 anni dopo a Firenze, la città dove forse più di tutte aveva trovato pace. E ancora oggi il suo sepolcro si trova nella chiesa di Santa Croce, vicino alle tombe dei grandi uomini da lui cantati nei sepolcri. Bene, come sempre alla fine vi sottolineo anche gli enjambement, che potete trovare nella poesia, in questo caso non sono moltissimi. Dando uno sguardo insieme, vediamo che le tematiche principali riguardano il ricordo del fratello, unito a quello della madre, che nomina ben due volte. Poi, ovviamente, il riferimento alla sua lontananza, quindi l'esilio, dalla tomba del fratello, ma anche dalla patria, e infine, giusto per non farsi mancare niente, anche la morte. Come sempre, spero che questa video lezione vi sia piaciuta, vi saluto e prima o poi ci vediamo in classe.